Cari amici, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la web serie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Ci rituffiamo nella nostra saga dei talenti sprecati seguendo sempre i vostri suggerimenti, arrivati nei commenti lasciati nei precedenti video. Calciatori che promettevano grandi cose ma che non sono riusciti a rispettare del tutto le aspettative più o meno grandi nei loro confronti, per i più disparati motivi, carattere difficile, personalità non straripante, infortuni che ne hanno limitato le potenzialità nel momento chiave della carriera. Diamo dunque spazio al 20° capitolo della nostra saga dei talenti sprecati. Corrado Colombo. Per un attaccante il gol è tutto e avere problemi di prolificità può segnare una carriera che pure sembrava avviata da un grande talento. Il bomber di Vimercate è stato uno dei tanti giovani di grande prospettiva prodotti dall'Atalanta all'alba degli anni 2000. Nel 1998 gli orobici si laureano campioni d'Italia a primavera e Colombo lascia un segno importantissimo, doppietta in semifinale contro il Milan e gol decisivo nella finalissima contro la Roma. A Bergamo fa il suo esordio in Serie B, poi viene chiuso in rosa niente meno che dal ritorno di Claudio Paul Caniglia. A Pistoia però, pur segnando solo 2 reti nella stagione in prestito, realizza un gol molto importante nello spareggio salvezza contro il Cesena e l'Inter decide di puntare su di lui, acquistandolo in comproprietà. Con l'Inter gioca e segna in Coppa UEFA e poi nell'unica partita del campionato 2000-2001, persa a Reggio Calabria, prima dell'addio di Marcello Lippi, e Colombo nelle gerarchie si ritrova a non avere più spazio. Tutti sembrano pronti a scommettere su di lui, ma il problema è sempre lo stesso, non arrivano i gol, nemmeno dopo il ritorno all'Atalanta, dove pure segna la Juventus in Coppa Italia. Poi 2 stagioni alla Sampdoria con sole 3 reti in campionato. Cambierà da quel momento 13 squadre in 13 anni, con i gol che arriveranno davvero solo a fine carriera, al tutto cuoio, 48 in 4 stagioni e mezza tra Serie D e Lega Pro. Salvatore Giunta. Attaccante versatile e, per l'epoca, la metà degli anni 80, estremamente moderno. Salvatore Giunta ha esordito giovanissimo nel club in cui è cresciuto, il Milan, a neanche 18 anni, in un Milan Avellino 2-0 il 31 marzo 1985. Dopo una stagione in prestito alla San Benedettese, trova la sua dimensione a Como, dove la sua capacità di giocare sia come attaccante sia come centrocampista offensivo si fa valere in maniera importante, con i lariani in quegli anni impegnati nel campionato di Serie A. Nella stagione 1987-88 arriva il suo momento di grazia con 5 gol consecutivi nella parte finale del campionato che regalano al Como la 4ª salvezza consecutiva nella massima serie e contestualmente colleziona 5 presenze e un gol nella nazionale Under 21 di Cesare Maldini, piena zeppa di astri nascenti. Il 1988 è però anche l'anno del grande salto mancato. In un mercato in ebollizione nella Serie A di quegli anni, Giunta resta a Como e vive una doppia retrocessione in maglia lariana. Nel 1990 passa al Brescia e ci resterà 6 anni respirando di nuovo l'aria della Serie A con le rondinelle e successivamente con la maglia del Verona, trasformandosi ormai in centrocampista a tempo pieno. Ma per la carriera di Giunta resta l'impressione di un cammino incompiuto proprio sul più bello. Giovanni Cornacchini. Cresce nella squadra della sua città, il Fano, in cui continua a giocare fino a 22 anni, prima di passare alla Regina e poi alla Vireshit che retrocede in Serie C2 l'anno dopo lo spareggio per la Serie B perso proprio contro la Regina. Brevilineo e veloce, continua a macinare gol in provincia fino a realizzarne ben 38 con la maglia del Piacenza, capocannoniere nell'anno che vede gli emiliani conquistare la promozione in Serie B all'alba di un ciclo che li porterà poi per la prima volta nella massima serie. Serie A che Cornacchini trova però nello stellare Milan di Capello, che lo inserisce nella stratosferica batteria di attaccanti rossonera tra Gullit e Van Basten.
Cornacchini fa il suo esordio in rossonero il 15 settembre 1991 contro la Juventus. Il Milan vincerà lo scudetto da imbattuto, ma per il bomber di Fano le presenze in campionato saranno soltanto 3. Il piccolo attaccante non si fa spazio tra i giganti, ha bisogno di sentirsi importante e ci riuscirà a Perugia. Ben 60 gol con la maglia del Grifone, in anni segnati da epici scontri e riappacificazioni, col patron Luciano Gaucci. Passerà poi al Bologna nella stagione del ritorno in Serie A dei Felsinei e finalmente nella massima serie col Vicenza, club in cui sarà protagonista della magnifica cavalcata che porterà alla conquista della Coppa Italia. Per un bomber da 193 gol in tutti i campionati, curioso che l'unico in Serie A sia stato realizzato il 20 aprile 1997 proprio alla sua squadra del cuore, in un Vicenza-Perugia 4-1. Giacomo Banchelli. Nativo di Vinci, Banchelli si incastona perfettamente per le sue caratteristiche nella nostra ormai lunga galleria di talenti sprecati. Attaccante estroso, lanciato dal tecnico Bruno Giorgi appena sedicenne sul palcoscenico della massima serie, nella stagione della finale di Coppa UEFA persa contro la Juventus, a 19 anni gioca un'ottima stagione in Serie C1 all'Alessandria, realizzando 12 gol. È nel frattempo la stagione della clamorosa retrocessione della Fiorentina del 1993. Banchelli torna con la Viola in B e con Batistuta impegnato in Coppa America. Nel precampionato il ragazzo ventenne incanta e molti pensano che la Fiorentina, al ritorno di Batigol, possa vantare la migliore coppia offensiva del campionato. L'inizio di stagione è estremamente positivo, con 5 gol segnati nel girone d'andata e la partecipazione con la squadra Primavera a un altro torneo di Viareggio da protagonista, in cui Banchelli ha realizzato una doppietta in finale contro la Juventus di Del Piero, anche se poi i bianconeri hanno vinto 3-2. Tuttavia, a fine febbraio, durante la partita contro il Padova, indossando la maglia numero 9 in sostituzione di uno squalificato Batistuta, Banchelli ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Sottoposto a un intervento chirurgico a Roma da parte del professor Mariani, non si è più ripreso al 100%. A Reggio Emilia gli ultimi lampi di continuità, ma ormai a 4 anni dall'infortunio, amarissima sliding door che abbiamo ormai incontrato sin troppo spesso in questa rassegna. Luca Mezzano. Anche in questo caso ci troviamo di fronte alla storia di un talento segnata da numerosissimi problemi fisici. Difensore centrale di grande prestanza, all'occorrenza capace anche di giocare come laterale, Luca Mezzano ha maturato la sua formazione nelle giovanili del Torino, club con il quale ha vinto il torneo di Viareggio nel 1995 e ha fatto il suo debutto in Serie A il 25 febbraio 1996, nella partita Roma-Torino 1-0. Nell'estate del 1997 si è trasferito all'Inter per una cifra di 8 miliardi di lire. Con la squadra nerazzurra è sceso in campo in 4 occasioni nella Serie A 1997-98 e ha contribuito alla vittoria della Coppa UEFA nella stessa stagione. Tuttavia, a causa di importanti guai fisici, tra cui una grave pubalgia e ben 3 ernie inguinali, la sua presenza con i nerazzurri è stata limitata. Gioca pochissimo anche successivamente, 8 presenze in prestito al Perugia, solo 4 al Verona, poi Brescia, Chievo e Regina, senza mai trovare continuità né in Serie A né in Serie B. Nell'estate del 2001 è tornato all'Inter e a settembre è stato riacquistato dal Torino, dove ha contribuito con 11 presenze alla salvezza della squadra granata. Nella stagione 2002-2003 è stato titolare nella squadra che ha partecipato all'Inter Toto, uscendo al terzo turno per mano del Villarreal. Alla fine della stagione il Torino è retrocesso in Serie B e le due stagioni successive Mezzano le ha trascorse in cadetteria sempre in maglia granata e alla fine della stagione 2004-2005 il suo contratto non è stato rinnovato, restando svincolato per poi chiudere la carriera tra Bologna, Treviso e Trieste. E tu ricordi altri nomi che meriterebbero di far parte della saga dei talenti sprecati da inserire in un prossimo capitolo? Scrivilo nei commenti e naturalmente non dimenticare di lasciare un like, soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!